da parte del Comune, da parte della Regione, da parte delle istituzioni tutte, da parte del sindacato che dice che sia unito ma non è unito, da parte del liquidatore, ci siamo stufati tutti qua. Una città come Terni, che è cresciuta con la chimica in maniera incredibile, fatta da questi quattro delinquenti che conosciamo bene, nomi e cognomi, nessuno gli ha fatto niente, né dalla parte della Todde, che ci aveva davanti all'inizio, sembrava che cosa facevano, era tutto lei, non ha fatto nulla. Le persone che sono successe poi hanno fatto lo stesso risultato, chi ci rimette siamo sempre noi. Senta, promesse tante, siamo al 94esimo, anzi siamo ai supplementari, e praticamente il risultato è... Va bene, allora io chiaramente la questione che riguarda multinazionale Treofa, i problemi della chimica sono oggetto di interesse, insomma, dell'istituzione comune in questa consigliatura e nelle precedenti, insomma, abbiamo approvato, votato atti di indirizzo che sollecitavano le istituzioni preposte e soprattutto il tavolo aperto da tempo presso il MISE ad affrontare questa cosa. Sappiamo ed è noto a tutti che la questione non è ancora risolta, quindi è comprensibile la vostra preoccupazione e la vostra presenza qui. Il motivo per il quale io come Presidente del Consiglio sono venuto a incontrarvi è perché se ritenete la conferenza dei presidenti di Palazzo Spada, quindi Presidente del Consiglio e capi gruppo dei vari gruppi consigliari, sono disponibili a incontrare oggi una vostra delegazione presso la sala della conferenza dei presidenti e a valutare, insomma, le vostre richieste e istanze. Di solito non voglio dire che questa è una concessione, è una disponibilità particolare ad una problematica del nostro territorio, perché di norma le richieste di audizione devono pervenire alla Presidenza precedentemente alla seduta del Consiglio Comunale, però considerata la rilevanza di questa situazione vi volevo comunicare, ecco, che apriamo anche questa ulteriore disponibilità, quindi se voi ritenete una vostra delegazione, non tutti, per motivi anche di sicurezza, no? Igiene sanitaria, siamo ancora a rischio Covid, una vostra delegazione verrà ricevuta dalla conferenza dei presidenti. Quindi io lo dirò in apertura di seduta, procederemo con una delegazione che stabilirete voi. Va bene, grazie. Grazie mille, grazie.